Se un anno fa mi avessero detto che oggi avrei vinto il premio, avrei probabilmente pensato a uno scherzo, perché l'anno scorso è stato il mio primo anno dopo 12 anni fuori dal giro, come si dice, senza squadra. Quindi a maggior ragione ricominciare è sempre stimolante, ma mai facile. Ripartire e arrivare subito in alto. È quanto ha fatto Marco De Benedetto, il miglior dirigente della Serie A 2021-2022. Con lui Brescia è tornata tra le grandi del basket italiano. Durante la stagione bisogna avere ben chiari quali sono le prerogative di tutti quelli che sono con te nel viaggio. Noi facciamo una chiacchierata di entrata con il coach e col giocatore in questione, nella quale ci diciamo proprio apertamente quello che ci aspettiamo dalla stagione. Una sorta di contratto, ma scriviamo veramente quali sono gli obiettivi. Quegli obiettivi lì devono essere chiari, soprattutto nei momenti di difficoltà. A questo livello qua, sperare di convincere i giocatori solamente perché si fa una certa competizione o si lotta per qualcosa è banale. Bisogna trovare delle chiavi stimolanti per i singoli che possano fargli dire: ok, vado a Brescia perché su di me provo qualcosa. Tutti, anche chi è rimasto, era qua per un obiettivo personale fortissimo. La scelta più difficile direi che è stata quella che poi ha pagato, di decidere di non cambiare nessuno nel momento più difficile. Avere le idee chiare è quindi una prerogativa di chi veste la maglia della Germani Brescia, ma non è una garanzia di successo. Anche nelle migliori stagioni le difficoltà non mancano. Prima devi conoscere le componenti del gruppo. Una volta che il gruppo stesso è costruito e scopre di avere piacere a lavorare assieme, poi scatta il divertimento. Se scatta, è tanta roba, perché quando giocatori professionisti scoprono anche il piacere di divertirsi assieme, diventa un'arma importante. Ringrazio Lega Basket, ringrazio gli sponsor di Lega. È un onore ed è un piacere, insomma, aver ricevuto questo premio. È frutto del lavoro di tutti i giorni, del mio team, che ringrazio. L'Awards per il miglior progetto marketing se lo è aggiudicato Roberto Bottali. È lui che ha guidato la partnership tra l'Olimpia Milano e Scalo Milano Outlet & More, un progetto nato nel 2019. L'obiettivo che si era dato Scalo, quindi l'obiettivo della sponsorizzazione con Olimpia, era sostanzialmente quello di fare awareness, quindi notorietà, e fare la cosiddetta attività drive to store, cioè cercare di portare persone nell'outlet. Era stato fatto un concorso per cui le persone che facevano un minimo di spesa di 100 euro avevano la possibilità di partecipare all'estrazione di 2 biglietti per venire a vedere le partite, piuttosto che la possibilità di vedersi assegnato magari dei gadget che facevano parte del merchandising di Olimpia. Abbiamo organizzato degli eventi presso lo store, quindi dei meet and greet anche con i giocatori. È stato ideato un gioco, It's the Hoop. Sostanzialmente l'obiettivo è più giochi e più doni, quindi c'è anche un tema sociale, un obiettivo sociale alla base di questo progetto. Scalo quest'anno ha sposato insieme a Laureus e insieme a noi un progetto rivolto alle scuole di Milano. Abbiamo coinvolto le classi, abbiamo coinvolto i bambini, con chiaramente l'obiettivo di promuovere chiaramente il basket, ma cercare di lavorare anche su quello che è l'aspetto dell'inclusione. Dal nostro punto di vista crediamo che la partnership con Scalo rappresenti il modello ideale di sponsorizzazione.